Sarà presto a Napoli Renzi per tirare la volata del PD in vista delle prossime elezioni regionali. Ad annunciarlo in conferenza stampa il segretario regionale del Partito Democratico della Campania, Assunta Tartaglione. Il nodo da sciogliere ora per i vertici del partito sono le alleanze, come ha affermato la stessa Tartaglione ai nostri microfoni. Credo una campagna elettorale difficile. Ma il Partito Democratico unito, compatto, insieme ai suoi alleati, riuscirà ad arrivare al risultato che auspichiamo, la riconquista di Palazzo Santa Lucia. Si sta lavorando al quadro delle alleanze. Credo che un punto fermo sia stato messo, che è quello dell'individuazione del candidato presidente. E questo, diciamo, credo sia molto importante, un punto di partenza che, tra l'altro, elimina degli alibi che molte forze utilizzavano al fine delle trattative col Partito Democratico. Sconfitto alle primarie, ma non nello spirito, Andrea Cozzolino. L'europarlamentare, nella conferenza stampa post voto, annuncia che non farà ricorso e, commentando la vittoria di De Luca, conferma di voler restare in campo con il centro-sinistra per sconfiggere la destra. Riorganizzerò la mia scaletta di tempi e opportunità, ma intendo, diciamo così, non disperdere un patrimonio enorme che si è raccolto intorno a me. Ma in città i napoletani come giudicano Caldoro e De Luca? Ecco il risultato del nostro mini sondaggio. Speriamo che al di là del nome ci sia un impulso nuovo per la città e per la regione in contemporanea. Noi cittadini campani siamo un po' sfiduciati. Vedendo quello che ha fatto De Luca a Salerno, tutto sommato ci auguriamo che qualche cosa anche per la regione si riesca a fare. Certamente Caldoro ci ha lasciato molto amaro in bocca. Penso che sia positiva la cosa. Innanzitutto sono due persone, diciamo, in gamba. Non saprei, al momento mi disilludono entrambi, quindi non saprei, forse un momento di cambiamento, speriamo. È una bella lotta, anche se non seguo molto la politica, è una bella lotta.